Mission Impossible, andare a Brigantino in Monza a fare punti, però qualcuno ci è riuscito. Mission Impossible, perché? Nel senso che comunque noi, i ragazzi stanno bene, quindi abbiamo la consapevolezza di affrontare una grande squadra, ma io credo che anche loro hanno la consapevolezza di incontrare una squadra in salute, quindi noi ce l'andiamo a giocare, come sempre abbiamo fatto, sapendo che magari si può soffrire un po' di più, perché hanno in tutti i reparti giocatori di un'altra categoria, ma poi è una partita che va giocata con grande entusiasmo, che va giocata con grande spensieratezza, cercando di limare alcuni errori, perché rispetto magari ad altre squadre il Monza è una squadra che ti fa male e quindi dobbiamo stare molto attenti, ma sicuramente non faremo una partita di attesa, perché se li aspetti e più li porti vicino alla porta più riescono, potranno fare la differenza alcuni giocatori che riescono a determinare. Dobbiamo avere quel pizzico di pazzia e il coraggio di andare ad affrontare alti, andare a pressare alti e aumentare la percentuale di errore loro. Non siamo una squadra che sa difendersi, quello lo abbiamo dimostrato più volte, la nostra prima difesa è l'offesa e comunque pressare alti e comunque non farli giocare. Sì, sì, non farli giocare, cercare di non farli giocare, poi è normale, se sono più bravi tecnicamente gli batteremo le mani, ma portarli a determinare senza una pressione o avere tanto campo per poter incidere, facciamo il loro gioco, invece noi, ripeto, li andiamo... Oggi la prepareremo in fase di non possesso e cercheremo di andarle a prestare alti e fare una partita gagliarda, come si suol dire, uscendo dal campo con la consapevolezza e soprattutto con l'autostima che ci deve contraddistinguere, perché ripeto, è una squadra che a livello psicofisico è in salute, e abbiamo la nostra identità e come ha detto lei, saper offendere, saper costruire azioni da gol, possiamo e abbiamo la possibilità di farlo, possiamo metterli in difficoltà. Chi mancherà? Bella domanda, chi mancherà? Ah, Bastrini per squalifica, sì. Migliorini, ma è rientrato ieri con il gruppo a pieno regime, quindi il tempo necessario per mettere benzina, entrare in forma, poi per il resto Riccardo Capogna... ha provato la maschera nuova ieri e Danna è recuperato, quasi recuperato, perché ha finito il ciclo di antibiotici, quindi saranno tutti a disposizione. Poi chi entrerà, anche perché devo preparare, tra virgolette, non l'ho mai detto nella seconda partita, ma anche con la pergolettese vorrei tutti a disposizione, quindi devo cercare di gestire un po' il minutaggio e soprattutto gestire chi ha avuto dei problemi di salute. Mancheranno di sicuro nuovi acquisti, quelli che oggi o arrivano o non arrivano più. Il 31. Non è dicembre, se no facevo gli auguri di Capodanno, quindi 31 gennaio, il mese è passato veloce, io non ho visto arrivare nessuno, non mi interessa, non mi interessa assolutamente perché, ripeto, i ragazzi sono... Ho sempre detto, chi deve venire qui deve venire con lo spirito di dare una mano al gruppo, con la voglia di... subito mettersi a disposizione di questo gruppo meraviglioso, poi se arriva qualcuno bene, se non arriva qualcuno onestamente vi dico con tutta sincerità. Gioca lei? No, giocano loro, perché hanno dimostrato che se la possono giocare con tutti, quindi non mi preoccupa questo. Di sicuro dobbiamo dire che diciamo il mercato è stato un mercato giusto, equilibrato, dove non è arrivato il pezzo da 90, ecco. Ma molto probabilmente questa squadra non ha bisogno di pezzi da 90, perché tutti stanno dando il loro contributo e qualche giocatore si è messo in evidenza, perché mi chiamano e mi chiedono di qualche giocatore che ho in rosa, quindi significa che comunque si sta facendo un buon lavoro e che i giocatori che abbiamo sono giocatori di prospettiva.